Presenti, sono l'avvocato Moreno Maresi, sono stato nominato dalla famiglia di Nicchi per seguire le indagini, in questo momento in corso davanti alla Procura della Repubblica di Rimini. La famiglia mi ha chiesto di fare alcune dichiarazioni anche in ragione del fatto che la stampa ha fino adesso atteso pazientemente e anzi cominciamo proprio da questo. Ringraziandovi per l'attenzione e l'affetto che avete dimostrato e la vicinanza a questa vicenda. Il secondo ringraziamento, cosa che è già stata fatta, ma la famiglia desidera soprattutto in questo momento ribadirlo, è verso tutto il personale sanitario, paramedico dell'ospedale Bufalini e anche e soprattutto nei confronti del personale medico che si è immediatamente attivato dopo l'incidente. Terzo ringraziamento. Invece, nei confronti dei tantissimi sportivi, tifosi che non hanno fatto mancare la loro vicinanza in questo momento drammatico. Per desiderio della famiglia non ci sarà camera ardente, ma semplicemente perché sono in corso tutte, diciamo così, gli adempimenti di natura amministrativa, in collegamento con l'ambasciata americana, le strutture amministrative di Cesena, dell'ospedale, eccetera, per velocizzare il più possibile il rimpatrio di Nicchi negli Stati Uniti, dove ovviamente l'altra parte della famiglia e gli amici ne stanno attendendo l'arrivo. Volevo altresì confermare che per espresso desiderio di Nicchi, che già in passato aveva manifestato questa intenzione, la famiglia conferma che oggi si è proceduto all'espianto degli organi e in questo senso quindi si darà corso a quello che è l'iter relativo e che si è concluso proprio in questi minuti. Non parlerò in nessun modo dell'indagine in corso, sia per rispetto al lavoro degli inquirenti, anzi colgo l'occasione per un ulteriore ringraziamento per la tempestività con cui la Procura della Repubblica di Rimini e segnatamente il dottor Paolo Zingarelli si è attivato per l'accertamento dei fatti con una velocità, una tempestività che ritengo siano meritevoli di essere segnalati. Questo è in buona sostanza ciò che la famiglia desiderava rappresentare. Di nuovo un ringraziamento e buon lavoro a tutti.